questa azione di messa in sicurezza nasce all'interno del progetto LIFEP Gestire 2020, progetto LIFE integrato per la conservazione dei siti della rete Natura 2000 e delle specie protette dagli allegati delle direttive europee Habitat e Uccelli, tra cui ci sono alcune specie come il gufo reale, il falco pellegrino o altri rapaci che vengono fortemente impattate dalla presenza di cavi sospesi che, mettendo in sicurezza contro la collisione o contro l'elettrocuzione, ossia la folgorazione di queste specie, alcune delle linee maggiormente pericolose presenti sull'arco alpino della regione Lombardia. E abbiamo selezionato dei tratti di 30 km di linea elettrica di media tensione di distribuzione e sono partiti degli interventi di isolamento dei piloni con dei nastri isolanti. Questa azione ha come specie target tutti i grandi rapaci, oppure quelle specie come il gufo reale che, andandosi a posare sui sostegni, potessero in qualche modo, aprendo le ali, essere folgorati perché toccavano due sostegni in tensione. Si pensa che la folgorazione per il gufo reale sia una delle maggiori cause di mortalità a livello europeo e anche nel territorio lombardo. Delle semplici azioni di isolamento dei cavi possono però mettere in sicurezza queste strutture e conservare la popolazione di gufo reale e in particolare le coppie dominanti di un territorio e anche la loro prole. Ogni elemento dell'ecosistema, anche gli uccelli, sono preziosi per la nostra vita.